i costi della guerra di Putin. Sarà, e questo non è assolutamente accettabile, e dobbiamo sociale... fare come abbiamo fatto con la pandemia. Serve una risposta europea. La tenuta sociale sarà fondamentale. Senta, due cose. Io ho qui davanti Federico Rampini, come lei sa molto bene, uno dei giornalisti più esperti in assoluto di geopolitica, e prima ha detto una cosa che in qualche modo credo che anche lei pensi, cioè lei è stato quello a dire forse parole più dure nei confronti di Putin, ha definito addirittura un animale, è stato molto criticato per questo, me lo ricordo bene. Dall'altra parte ha sempre detto Putin non tornerà indietro, Putin non vuole la pace e vuole andare fino in fondo. Ebbene, Rampini, pochi minuti prima che lei arrivasse, mi ha detto esattamente cose molto simili, mi ha detto prepariamoci, dobbiamo armarci, quello che ha fatto la Germania rispetto alle forze armate e ai nuovi fondi per armarsi, dobbiamo farlo anche noi. Putin ha cominciato una guerra per cambiare l'ordine mondiale, che peraltro è una cosa che ha confermato Lavrov nelle sue parole di stamattina. Mentre apriva la neutralità diceva anche questa frase: stiamo lavorando, cioè usciremo da questa guerra costruendo un nuovo ordine mondiale. Mi spiega perché lei è stato così duro e perché fin dall'inizio lei ha pensato che Putin non si potesse di fatto veramente arrivare a una soluzione in tempi rapidi o, come dire, con un certo buon senso rispetto a questa storia? Guardi, ovviamente io faccio solo considerazioni dal punto di vista politico, non voglio offendere personalmente nessuno. Il punto è molto semplice. Se ricordate bene, e lo ricordate, tanti leader di tutto l'Occidente, incluso il presidente Draghi con diverse telefonate a Putin, hanno provato a fermare Putin prima dell'invasione. Poi Putin, appena è finita la tregua olimpica, quindi per rispettare le Olimpiadi che si tenevano in Cina, appena è finita la tregua olimpica ha deciso di invadere. E allora il legittimo dubbio che, nonostante noi crediamo nella diplomazia, in questo momento la Russia non stia accogliendo le proposte dell'Ucraina, che sono proposte che già vedono un compromesso da parte ucraina, il fatto che non le stia accogliendo potrebbe essere perché magari Putin vuole, come dice lui, completare gli obiettivi militari. Quali siano tutti questi obiettivi militari sono solo nella sua testa. La cosa che posso dirvi è che l'Unione Europea deve attrezzarsi con una politica estera comune e una difesa comune. Se dobbiamo fare degli investimenti, facciamoli nella difesa comune europea, perché ci siamo comunque trovati in questa crisi in un momento in cui la difesa comune europea, l'avevamo detto dopo l'Afghanistan, quindi ma stiamo andando troppo lentamente a livello europeo. Quindi il nostro esercito è giusto che si prepari il nostro esercito. Guardi, il nostro esercito è preparato come tutti gli altri eserciti, ma noi non vogliamo assolutamente una guerra. L'Italia è contro la no-fly zone in Ucraina, che significherebbe impegnare i nostri aerei da combattimento in Ucraina. Se vengono colpiti scoppia la terza guerra mondiale, ed è per questo che noi dobbiamo lavorare alla soluzione diplomatica. Non si possono impegnare i nostri soldati sul campo in Ucraina, ma possiamo sostenere il popolo ucraino, il presidente Zelensky, l'abbiamo fatto finanziariamente, l'abbiamo fatto militarmente, perché quel popolo ha il diritto di difendersi, e non sta difendendo solo l'Ucraina, sta difendendo i valori delle nostre democrazie. L'unica cosa che voglio dire, e poi mi taccio, non esiste il nuovo ordine mondiale che vuole costruire Putin, perché non è est contro ovest. L'avete visto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la stragrande maggioranza, quasi l'unanimità dei paesi del mondo ha votato per condannare l'azione della Russia, e noi questo lo dobbiamo tenere ben presente. Lui pensava che la Cina si schierasse apertamente con lui, si è astenuta. Ovviamente gli incontri di questi giorni tra Sullivan e il consigliere di sicurezza nazionale di Biden qui a Roma con il suo omologo cinese sono stati dei primi passi, ma è chiaro ed evidente che i conti di Putin non tornano, e quindi scusi, è bene che si sieda al tavolo, quindi, noi lo vogliamo portare che al tavolo avere la Cina. Per raggiungere, è ottimista? Perché questo è un altro punto. Io penso semplicemente che in questa fase Putin aveva fatto altri calcoli su tutti i suoi potenziali partner, ma in questo momento non riesce ad avanzare sul terreno come vuole, e allo stesso tempo non ha il sostegno che si aspettava. Scusatemi, ma se la borsa di Mosca è chiusa da due settimane, le sanzioni hanno causato un crollo della crescita economica, del valore del rublo, degli effetti sulla sua economia. Perdoni, per ma capirci, se questo sta succedendo, lui questo non l'aveva previsto. Quindi Putin sta perdendo la guerra in senso lato, è questo che lei pensa? Perché invece sa che molti invece dicono che ormai la guerra praticamente è vinta da Putin. Guardi, io penso semplicemente una cosa: quando c'è la guerra perdono tutti, non ci sarà mai nessuno che vincerà.
Qui dobbiamo credere nella diplomazia per provare a fermare questa carneficina, perché noi abbiamo visto anche donne incinte colpite dai bombardamenti nell'ospedale pediatrico e poi morire. Abbiamo visto di tutto in questi giorni e dobbiamo fare in modo che questa